Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Si è chiuso con 6,7 milioni di risparmi il rendiconto 2015 del Consiglio regionale. Negli ultimi 5 anni l'Assemblea ha tagliato il 62% dell'affitto di locali e noleggio auto, il 34% di acquisti di beni e servizi, il 31% di costi di personale e comunicazione e il 19% di spese per consulenze e convegni. Nel corso del 2015 sono giunte al difensore civico regionale 2.850 segnalazioni di cittadini che hanno riguardato soprattutto i servizi alla persona, l'assistenza e le problematiche ambientali. E quanto emerso dalla relazione dell'avvocato Augusto Fierro presentata al Consiglio. Augusto Fierro, difensore civico della Regione Piemonte. Mi sono occupato, avvalendomi di una norma che consente un intervento d'ufficio della difesa civica, della problematica del TSO e mi sono occupato delle tematiche degli anziani ricoverati che pur a volte sono in balia di trattamenti non commendevoli. In 5 anni alcune migliaia di cittadini e aziende piemontesi hanno fatto ricorso al Corecom per vertenze con gli operatori telefonici, ottenendo rimborsi per circa 10 milioni di euro. È il bilancio di fine mandato presentato in questi giorni dal Comitato Regionale per le Comunicazioni. Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. Siamo stati l'unico Corecom ad essere inserito in quella sorta di giustizia alternativa nell'anno giudiziario di Torino e per ultimo oltre 500.000 gli euro che abbiamo restituito alla Regione per i nostri risparmi, pur avendo aumentato tutte le nostre capacità di lavoro e di realizzazione degli obiettivi. Il garante regionale dei detenuti ha fatto il punto in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lascaris sulla garanzia dei diritti delle persone detenute nel CIE di Corso Brunelleschi a Torino. Attualmente la struttura ospita 43 persone, in prevalenza provenienti dal Nord Africa. Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti. Sono elementi fondamentali di un'attenzione, di un ruolo di garanzia rispetto alle persone ospitate nel CIE. I diritti fondamentali dell'uomo che devono essere garantiti anche in una fase così delicata e difficile come quella dell'identificazione e dell'espulsione, in una fase che è critica anche dal punto di vista sanitario, oltre che del rispetto dei diritti. L'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha un nuovo numero verde, 800 81 11 83. L'ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e informazione, è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.